I ragazzi sono stati straordinari, un campionato incredibile, chi se lo sarebbe mai aspettato? Insomma, stare nei quartieri nobili della classifica per una neopromossa, io gli devo dire grazie tutta la vita. Mi dispiace aver perso perché secondo me non l'avevamo meritato. Abbiamo preso un palo sull'1-1, stavamo nel nostro momento migliore, purtroppo è venuto fuori un gran gol di ieri. Due voci diverse, quelle di Stefano Colantuono e Mario Beretta. Se il primo può permettersi di sognare la UEFA, il secondo sta lottando per non retrocedere. Quart'ultima giornata in Serie A, il Siena, due soli punti di vantaggio sul Chievo terz'ultimo, contro l'Atalanta che invece non ha problemi di classifica e vuole chiudere alla grande un'eccellente stagione. Beretta ha bisogno almeno di un pari in vista del finale di campionato. E attenzione a Donati, un gran destro, tocca invece per Migliaccio che può caricare il destro, Manninger, non è finita, Ferreira Pinto! Palla in fallo laterale, grande doppio verde in una partita in cui fino ad un certo punto sarebbe stato giusto il pareggio. Prima Ariatti di testa porta i padroni di casa in vantaggio, poi uno... Ferreira Pinto, poi rivalta, prova il cross, dentro, colpo di testa, 1-0, Ariatti, il vantaggio dell'Atalanta dopo 11 minuti. Tocca per rivalta, a spazio, rivalta e può andare al cross, lo effettua dentro, Migliaccio, traversa, ancora Ferreira Pinto, prova, Manninger. Non sfruttata dal Siena, fallo di mano di Carrozzieri, Rocchi concede il rigore, ma Corvia sul dischetto sbaglia clamorosamente. Non esce Calderoni, colpo di testa, attenzione perché Carrozzieri ha toccato il pallone con il braccio, calcio di rigore per il Siena, va Corvia, palo, calcio di rigore sprecato dal Siena. Pioggia improvvisa e sole pallido, il primo tempo termina a favore dei neroblu, ma nella ripresa i toscani, a cui manca un attacco decisivo, non falliscono la seconda chance. Bellini su Alberto, rigore, Vergassola trasforma 1-1. Locatelli fa tutto da solo, prova il cross, buono dentro, finisce a terra Rinaudo e calcio di rigore, secondo rigore per il Siena, fallo su Alberto e nuova chance dagli 11 metri. Vergassola. Va lui col destro, Vergassola, traversa il gol, 1-1. Alberto, la battuta del corner, il pallone gira dentro, Calderoni non esce, palo, ancora non è finita, Antonini dentro, palla sul fondo. Siena le prova tutte, non basta un punto per stare lontani dalla zona rischio, ma al nono è il momento di Vieri. Entra al posto del combattente Zampagna, prende tempo per ambientarsi e 10 minuti dopo il suo ingresso fa qualcosa che lui stesso ha voluto rivedere. Dopo 18 mesi e 10 giorni, in un modo che nessuno si poteva immaginare, è il gol dell'anno, è il gol di Bobo. Sì, no, l'ho visto prima in TV, sì, è stato un gol bello, forse non se l'aspettava nessuno perché era così lontano, però ho provato e per fortuna è andato bene, poi siamo usciti a fare il 2-1, quel gol lì, quindi insomma la partita si era messa bene. Quindi sono felice. La partita a questo punto perde equilibrio a sfavore degli ospiti che, nervosi sul finale del match, portano il direttore di gara ad estrarre due cartellini rossi, uno ad Alberto per somma di ammonizioni e uno a Bertotto per proteste. Di nuovo Bombardini, le finte, prova a passare, Bombardini ci riesce, subisce fallo, preziosissimo calcio di punizione per l'Atalanta. Sì, prezioso calcio di punizione, ma anche grande gesto tecnico di Bombardini che è riuscito, attenzione, intanto c'è stata... Rosso per Alberto. Doppio cartellino giallo, espulso Alberto. Anche Bertotto ha abbandonato il terreno di gioco sulle proteste. A quel punto niente ferma Carrozzieri dal siglare il 3-1 definitivo che manda il Siena al terz'ultimo posto in classifica. Bombardini, dentro Carrozzieri, 3-1. E finisce qui la partita di Bergamo, Atalanta 3, Siena 1. Decide di fischiare con un certo anticipo Rocchi, finisce qui 3-1 per l'Atalanta. Gol è tornato e non solo ha realizzato una rete da Cineteca che ha dato una spinta ai suoi, ma ha ritrovato se stesso dopo un lungo periodo buio. 33 anni dopo una carriera importante che hai fatto e che stai facendo, insomma due operazioni, star lì tutti i giorni, tante ore in palestra, col fisioterapista non è facile, quindi
mi sono detto se mi opero vuol dire che voglio tornare e voglio cercare di giocare a grandi livelli ancora. Sono stati anche bravi i nostri giocatori, lo staff medico con quelli dell'Atalanta, perché insomma mi sono sempre stati vicini, abbiamo lavorato molto bene, quindi insomma dopo 10 mesi sono riuscito a tornare in campo e le cose stanno andando bene. Al presidente Ruggeri, che per Vieri spende 1.500 euro al mese più un premio ancora misterioso ma si sa consistente, va bene così. E va bene così anche al bomber più amato e più chiacchierato degli ultimi anni. Si vede dal sorriso e non solo. Ciao a tutti. Saluto Tardelli.